Presentiamo questa nuova edizione al Via nella cornice del Teatro Regio quest'anno. Cosa bolle in pentola di Mito 2018? Beh, un'edizione dedicata ai rapporti tra la musica classica e la danza, che da sempre feconda la musica, lo ascoltiamo già nel nostro primo concerto questa sera. Da un lato c'è un vero balletto, L'Uccello di Fuoco di Stravinsky, che è scritto per la danza, dall'altro ci sono altre pagine che hanno la danza dentro, come ad esempio il concerto per violino orchestra di Tchaikovsky, abbiamo la Royal Philharmonic Orchestra, abbiamo Marin Alsop per questa straordinaria inaugurazione, nel senso è un grande piacere avere una direttrice americana come lei. Abbiamo Sergei Krylov, il violinista, che è intervenuto perché la nostra solista purtroppo ha una bronchite acuta, avremmo avuto con noi Julia Fischer, e invece abbiamo avuto la fortuna di trovare un altro grandissimo con il quale inauguriamo. E poi si va avanti nel corso di 16 giorni di festival e ci sono concerti che dal solista fino alla grande orchestra continuano ad esplorare il rapporto tra la musica e la danza, con alcune presenze meravigliose come quella di Marta Argerich insieme all'orchestra giovanile dello Stato di Bahia in Brasile, come gli americani del Kronos Quartet che ci fanno ascoltare rapporti tra rock, pop, canzone e musica classica, come l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, con la quale chiudiamo, che fa ascoltare in prima esecuzione italiana un brano legato al tango ma anche alla ciaccona rinascimentale, scritto da un compositore cinquantenne che si chiama Osvaldo Golijov, oppure la Filarmonica della Scala con Myung Woon Chung. Insomma, sono 125 concerti che anche quest'anno riuniscono le due città, Milano e Torino, con un pubblico che è stato così affezionato in questi anni che mi fa pensare che anche questa volta le sale saranno piene. Siamo felici perché quest'anno finalmente il Ministero per i Beni Culturali ha riconosciuto un contributo al Festival Mito, e questo ne certifica la rilevanza anche a livello nazionale, quindi siamo molto orgogliosi del programma. È un programma bellissimo, la danza è un tema affascinante. Come va il connubio Torino-Milano che in qualche modo questa rassegna prova a portare avanti? Su Mito i rapporti sono splendidi, insieme programmiamo tutta l'attività nel corso dell'anno con il Comune di Milano e Fondazione per la Cultura e Fondazione Pomeriggi Musicali di Milano, che è l'organizzatore dei concerti a Milano. È un lavoro comune, è un lavoro veramente di squadra per fare il festival di musica classica più importante in Italia. Beh, è un evento che ormai fa parte della storia di questa città, quindi un calendario ricco di eventi, è il primo, diciamo, di inizio stagione. Poi in realtà avremo un settembre con Terra Madre, Salone del Gusto, la riapertura della Cappella della Sindone e la finale dei Mondiali di Volley, quindi un periodo ricco di eventi, e invitiamo tutti i torinesi a partecipare. Lamberto Vallarino Gancia, coinvolti nel progetto Mito, che peraltro quest'anno sposa la danza. Sì, sicuramente, anche perché il Teatro Savio di Torino, Teatro Nazionale, organizza anche il Festival di Torino Danza, che è un festival molto importante. Quest'anno c'è proprio sinergia con Mito, e quindi siamo anche qua proprio per dare la claque e l'inizio a questa bellissima stagione, sia di Mito che anche del Festival Torino Danza, che comincerà lunedì prossimo, e poi a ruota a ottobre partirà anche la nostra stagione del Teatro Stabile di Torino.